Il fenomeno è in aumento, soprattutto dopo la fine dell'emergenza Covid, diciamo, i giovani hanno, hanno intrapreso, comunque hanno sviluppato anche delle, delle azioni violente per lo più commesse nei confronti di coetanei. Ehm. Volte appunto ad affermare la propria predominanza sul territorio. Una maxi operazione a contrasto del fenomeno delle gang giovanili. Un blitz della Polizia di Stato che ha toccato anche la provincia di Arezzo. 500 gli operatori impegnati dalle prime luci dell'alba in tutta Italia, 14 le province interessate. In cui eh, diciamo, questi fenomeni di criminalità giovanile erano magari più diffusi di altri affinché venissero svolti proprio dei servizi specifici di intensificazione di controllo e di verifica della sussistenza di eventuali ipotesi di reato. 40 gli arresti, tra cui una decina di minorenni, 70 le persone denunciate, un terzo delle quali ancora minorenni. I poliziotti hanno sequestrato pistole, armi da taglio, tirapugni, centinaia di dosi di droghe e diverse somme di denaro per un totale di circa 10.000 euro. Ad Arezzo a finire in manette tre persone, altrettante quelle denunciate, sequestrati anche coltelli, eroina, hashish e cocaina. In particolare tra le operazioni di polizia giudiziaria più importanti Tanti appunto possiamo segnalare l'arresto di due cittadini dell'Est Europa, giovani comunque eh, di 23-22 e anni, che eh, diciamo sono stati controllati dagli operatori di polizia nel momento in cui cedevano della cocaina ad un terzo soggetto. E successivamente la perquisizione, e la perquisizione effettuata sul veicolo in uso a questi soggetti ha permesso di rinvenire eh, un panetto da un chilo di cocaina, da più di un chilo di cocaina che era debitamente occultato. All'interno di un vano ricavato nel portabaglio. 250 le persone identificate in provincia di Arezzo, metà delle quali minorenni. È stato verificato che il consumo di sostanze stupefacenti. Purtroppo avviene anche da parte dei minori e in questo contesto abbiamo arrestato un soggetto straniero, extracomunitario, che comunque cedeva della sostanza stupefacente ai minori, e nei cui confronti, dopo la convalida dell'arresto, sono state avviate le procedure per, per l'espulsione dal territorio dello Stato. Investigazioni e monitoraggi della Polizia di Stato anche attraverso i social network cambiano i tempi, cambiano anche i modi di affrontare le indagini e quindi sicuramente eh, l'indagine o comunque il monitoraggio dei social network è molto importante.